Sergio Rusic è morto il 14 febbraio del 2006. Nel 2008, in questo periodo, due anni, con Silva e insieme al quartiere 4, abbiamo deciso di onorare la sua memoria, soprattutto lavorando nel presente, perché il percorso fatto da Sergio ci portava a continuare il suo lavoro, a continuarlo soprattutto nella scuola, dove lui ha lavorato dal 1950, diciamo, in poi, e dove l'ho conosciuto nella scuola elementare della Montagnola di Isolotto, che prima però era nelle baracche, le baracche verdi che si chiamavano così, e dove ci siamo trasferiti dal 1962. Io iniziai lì, lo trovai lì in queste baracche insieme ad altri maestri, e si andò via nella nuova scuola per San Giuseppe nel 1963, 19 marzo, dove la Pira e l'assessore Pistelli, Nicola Pistelli, inaugurarono questa bellissima scuola, dove noi siamo stati insieme per circa 10 anni, che poi io andai nella CGL Scuola e quindi feci il sindacalista per diversi anni. 10 anni di vita insieme in questa scuola con questo compagno, così ci chiamavamo, perché avevamo fondato insieme la CGL Scuola, insieme ad altri professori, proprio nel 68-69. Questo incontro con questa persona l'abbiamo voluto ricostruire con questo libro, che ha due parti: una che è la storia di Sergio a Firenze, che ho un po' raccontato, soprattutto rafforzando molto questo aspetto di vita scolastica trascorso insieme, ma anche politica e anche sindacale, e la Silva, la prima parte del libro, che è Pola, da Pola a Firenze, e quindi quella che è stata la storia istriana di Sergio. Qui voglio leggervi subito la prefazione di questo libro, che uscì nel 2008 per la tipografia della Regione, perché Ivano Tognalini, ricordiamo questo, che è stato il presidente dell'Istituto Storico della Resistenza, è un momento giusto questo di ricordarlo, perché capì subito che questa è una storia importantissima, importantissima. Lui, in questa prefazione, Ivano Tognalini scrive questo: significativi giudizi di Sergio, le notazioni relative all'invasione e alla feroce dominazione nazifascista, quando con un solo colpo di mano la Germania nazista decise, siamo nel 43 dopo, complice il regime repubblichino di Mussolini, di azzerare la storia annettendosi territori e città. Per la cui redenzione era stato versato tanto sangue italiano durante la prima guerra mondiale. Questo aspetto è un po' sottovalutato. È il Terzo Reich che annette queste terre direttamente, dopo che queste terre erano state oggetto di una lotta che aveva fatto, addirittura aveva visto molto sangue italiano versato perché queste terre tornassero all'Italia. E l'altra cosa che dice Ivano Tognalini, altrettanto drastico e netto, il giudizio sempre di Rusic, di condanna del nazionalismo esasperato e feroce dei fini, di quegli stessi con cui molti giovani partigiani italiani, compreso lo stesso Rusic, avevano combattuto
in nome della fratellanza italo-slava contro il comune nemico nazifascista e dopo l'atroce violenza culminata nel fenomeno delle foglie, migliaia di esuli si ritrovarono a vivere il dolore dell'esodo, della solitudine e dell'abbandono. Furono costretti di fatto ad abbandonare le loro terre e a cercare asilo e rifugio in Italia. Questo è il brano. In questa situazione si è formata tutta l'esperienza e il percorso di Sergio Lusic. Sergio Lusic che contemporaneamente sceglie la lotta partigiana, viene preso prigioniero dai tedeschi e portato a Flossenbürg nel campo di sterminio, da cui ne esce nel maggio del 1945, rientra a Pola, fonda l'Associazione Partigiani Italiani di Pola, un'organizzazione diversa da quelli che è peculiare per l'Istria e quindi non aderisce alla CLN che si è formata in Italia, assume la sua autonomia. Questo è stato detto anche nella prima giornata. Però qui lui sperimenta l'oppressione del nuovo regime che si viene instaurando e che occupa, le seconde foglie sono durante il governo provvisorio della nuova Jugoslavia del regime di Tito. E qui che in questa situazione io faccio solo un riferimento a come io ho appreso questo. L'ho appreso nelle conversazioni con Sergio che si facevano spesso a scuola quando c'era la ricreazione, i maestri parlano, si raccontano le cose e Sergio aveva da raccontare molte cose. E io percepii, avevo in quel momento lì, ricordo esattamente una data, che per me è molto significativa per la comprensione di questa persona che è stata molto importante nella mia vita, perché io allora parlo nel 1965 alla Montagnola, avevo 25 anni, sono del 40 e avevo questo compagno, amico e collega partigiano istriano venuto da una terra lontana dalla nostra che io non conoscevo e che raccontava lui del 20 anni più di me, 45 anni lui, 25 io, che cominciavo a imparare allora che cos'era l'antifascismo e la resistenza. Io ero venuto dalla leva negli anni 60, le lotte contro Trambroni, nelle piazze del 60 di allora, dei giovani di 20 anni, era quella la generazione. Io incontravo questo partigiano che mi raccontava questa storia che io non conoscevo. Una storia che per me era completamente nuova. Fiorentino, toscano, per me la resistenza era fatta lì, in Oltrarno, in via Fra Bartolomeo, che era la mia strada dove passava la linea di fuoco della settimana della Grazia di Firenze, la strada vicino a casa mia abitava Elio Canesi, che mio padre conosceva, il bar di casa mia era di fronte alla casa di Elio. Per me la resistenza del fascismo e l'antifascismo era questo. C'era anche una resistenza, un antifascismo e una di questi posti che erano così lontani. E veniva da questa terra quest'uomo con questi occhi celesti come il mare di Pola, mi immagino, ho sempre detto io, che diventavano grigi, quando si incazzava diventavano violenti, scuri, quando era in buona diventavano belli, chiari. Con questo personaggio, diciamo così, perché era un personaggio Sergio, ho vissuto per diversi anni, ho imparato molte cose
da lui. Soprattutto imparate che c'era questa terra e questa Italia che io non conoscevo. Quando lui è morto, mi è venuta l'idea, e con la Sima ne avevamo parlato, il partigiano Rusic dell'Isolotto, che poi abbiamo avuto altre storie insieme, forse non, insomma, tanto ci starei, che poi mi succede come succede a Silvano, so quando comincio a parlare ma non so mai quando finisco. E quindi l'idea, mettere la sezione dell'Isolotto dell'Ampi, si stava ormai disgregando, era chiusa. Perché non mettere il nome di questo partigiano istriano venuto a Firenze, all'Isolotto, all'Ampi dell'Isolotto? Riprendere la bandiera dove c'è scritto Ampi Isolotto, dare il nome di questo partigiano a questa sezione. Mi è sembrato che con la Silva abbiamo sentito questo impegno, perché la lotta partigiana e la lotta per la democrazia, contro il fascismo e contro tutti i fascismi che ci sono, è una lotta che continuiamo passandoci il testimone. Quando uno è più vecchio, lo passa a quello più giovane, lo passa a quello più giovane. Si è sentito il bisogno, questo testimone in qualche modo lo dobbiamo raccogliere per passarlo a nostra volta. Questo nome Sergio Rusic ci sembrava importante e siamo convinti di questo. Dopo 9 anni che lui ci ha lasciato e dopo 8 anni che questo libro è 6 anni del 1908, che abbiamo preso, 2008 che l'abbiamo scritto, lo trovo veramente un bel libro, cioè più che volte lo rileggo e più che sono convinto. Perché penso, ecco lì venne fuori questa scelta di fondo, questa cosa dell'Istria, Tutte le volte poi sentivo questi fascisti e l'Istria e le foibe e qui e là e sotto e sopra, dico, ma qui bisogna fare un'operazione valida, bisogna fargli capire a tutti che questo è stato un uomo che ha rappresentato l'Istria, Pola, che non è stato fascista, che non ha bisogno di essere difeso dai fascisti, Sergio Rusic. Chi lo deve difendere, Sergio Rusic? E quello che rappresenta lui, partigiano istriano, deportato, patriota, che combatte anche contro Tito. Chi lo deve difendere se non lo difende l'Ampi? L'Ampi deve assumerla questa storia. Fa parte della resistenza questa. Non deve lasciare che questa cosa venga strumentalizzata né dai fascisti ma neanche da altri che possono rifarsi ad altre ideologie, che possono contrapporre a una gestione da destra di questa vicenda una motivazione da sinistra, tra virgolette. Quale sinistra? Qui c'è un uomo socialista, antifascista, deportato politico, partigiano italiano. Cosa hanno da dire i fascisti su questo? Quando avranno da dire, vengano, si parla. L'altro giorno in Palazzo Vecchio è venuto Jacopo Cellai, il figlio di Cellai. Si è seduto accanto a me. Aveva detto l'assessore, ma qui però bisogna vedere, perché l'Ampi qui, l'Ampi là, qui possono te vieni a sentire, si è messo accanto, ha ascoltato la sigla, ha ascoltato
Simoni, che è un altro esule, ha ascoltato l'Istituto Storico che parlava Mazzoni, una bellissima relazione, era accanto a me, Jacopo. Stavo attento, cercavo di capire ora dove sbagliano, dove è che li posso prendere in castagna. Allora dico, Jacopo, che ne dè, che ne pensi? Avete fatto una cosa seria? Ma, è quello che si può fare. Fare una cosa seria. C'erano i ragazzi nelle scuole davanti. Venivano da 3 scuole medie. Non hanno perso una battuta, erano attentissimi. Noi eravamo stati in Palazzo Vecchio con la Simba già altre volte con 300-400 ragazzi, perché noi con il premio Lusic si va nelle scuole. Noi lavoriamo da anni con le scuole, perché quella è la strada. E quando abbiamo visto l'Istituto Storico percorrere per questa strada, la strada della riflessione, dello studio, al di là di tutte le strumentalizzazioni politiche, ideologiche dove siamo immersi e dove l'Italia è stata tanto immersa anche ora. È nata anche male questa questione delle foibe e della giornata del ricordo. È nata male. Ma quando si parla delle foibe, quando si parla dell'esodo, dei confini rientrati, tutto lo dobbiamo fare dicendo cosa pensiamo noi di questo. Ho da dire solo 2 cose che sono qui in questo libro e una non c'è, e quindi la devo dire perché me ne sono scordato, l'ho guardato, ho detto come ho fatto a non scriverla. Allora, una è la lettera che leggo subito, che Pietro Nenni, vicepresidente del Consiglio, con Aldo Moro presidente, nel 1965 scrive a Sergio, perché Sergio aveva scritto al compagno Pietro Nenni. Lui era della sezione del Partito Socialista dell'Isolotto e risponde perché scrive a Pietro Nenni, perché lui si organizza una mattina con ragazzi delle nostre classi in palestra, con 5 o 6 classi, si fa il pieno e si vuole fare una celebrazione fatta bene del 25 aprile. Sono passati 20 anni dalla fine della guerra e si vuole fare questa operazione. Ci si mette d'accordo, dico Sergio, allora, e via, ta, 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 e si fa tutta questa roba. Arriva subito il provveditorato, una denuncia di tipo politico-pedagogica, dove si dice che qui ci sono dei maestri che fanno politica e che fanno cose che riguardano praticamente in qualche modo filo comunisti. Accusa sempre quello, quando viene da destra in qualche modo ti danno di comunista anche se non sei. Io ero comunistello di sacrestia perché venivo dalle fila di Lapira e quindi non era ancora iscritto al Partito Comunista. Dopo però, per non farli parlare a bambina, mi sono anche iscritto nel Partito Comunista di Berlinguer. Però il discorso è che arriva questa denuncia e il provveditore ci mette sotto inchiesta e ci manda un ispettore che deve fare accertamenti. Allora Sergio scrive al vicepresidente del Consiglio Pietro Nenni e gli dice, oh, che si fa qui? Ma come si fa? Siamo in Italia democratica. Risponde Pietro al compagno Sergio Lusic, Viale delle Magnolie 2, Firenze. Caro compagno, il caso da te segnalato è indicativo e inquietante. La celebrazione della Resistenza è obbligo, non dirò di governo,
ma della nazione. Che susciti divisioni politiche è comprensibile, che possa comportare minacce a chi le promuove sarebbe intollerabile. Se ci sono perciò atteggiamenti così concreti di tale genere, ti prego di comunicarmi con i più cordiali saluti tuo Nenni. E lui tenne questa lettera. Oh, ecco, guarda che l'ha scritto. Ora saranno più fermi, Infatti stettero fermi, nel senso che non potevano fare niente in una cosa di questo genere. La cosa che non ho scritto invece sarebbe che è interessantissima, che nella relazione di Silvano Prioni mi ha fatto molto piacere che lui abbia fatto il quadro degli istriani a Firenze, parlando da un lato la figura di Sergio Lusic, dall'altra di Don Luigi Stefani. Ma questa divisione era l'isolotto. In questi cattolici dell'isolotto, in questo popolo dell'isolotto che Don Mazzi negli anni aveva educato a una cultura di pace, di dialogo, di solidarietà, soprattutto dalla parte degli oppressi, ci fu un uomo, Sergio Lusic, che era dalla parte giusta, secondo me, dove era anch'io, cioè si stava dalla parte di Don Mazzi e dell'esperienza dell'isolotto, che andava in contrapposizione con il Cardinal Florinte, con uno scontro che di processi ne ha avuti due. Il primo processo, eravamo 8 imputati, e sul banco degli imputati, insieme, accanto, c'era Franco Roccioli e Sergio Lusic. Perché? Perché erano maestri, e i maestri avevano organizzato insieme ai genitori lo sciopero per difendere l'esperienza della comunità della parrocchia, perché Enzo l'avevano praticamente estromesso, e quindi lo scontro era uno scontro radicale. Noi avevamo organizzato questa manifestazione a piedi con tutti i ragazzi a leggere il Catechismo dell'Isolotto davanti in Piazza del Domo, davanti all'arcivescovado, davanti al portone del vescovo, con Sergio e tutti gli altri maestri, che c'erano diversi di ragazzi, era pieno, un corteo con tutti i cartelli, una cosa immensa. Fummo denunciati e quindi poi processati, 2 reati: manifestazione non autorizzata, perché noi si fece il corteo senza chiedere l'autorizzazione a nessuno, vilipendio alla religione di Stato, questo era il secondo reato, vilipendio alla religione di Stato. Fummo assolti. Il giudice che era il pubblico ministero ci chiese la soluzione, che con Sergio noi dicevo siamo capitati bene, non solo perché ci chiede la soluzione, ma anche perché questa era una giudice donna molto bella, e questo ci fece molto piacere, insomma, noi ci scambiavamo queste impressioni con Sergio, no, su questa cosa. Quindi voglio dire che noi sul banco degli imputati ci venimmo insieme. Poi venne il secondo processo, quello più grosso, dove si andò su tutti i giornali, c'è una vicenda, però mi ricordo molto bene che il clima tra gli istriani che stavano dalla parte di Don Stefani e i pochi istriani, era meno, che stavano dalla parte di Don Mazzi, era molto teso. Questo, guardate, è importante per capire il clima in cui è stata vissuta tutta questa vicenda e come anche tutta la vicenda successiva, come dire, ha fatto in modo che quest'uomo fosse sempre un uomo che si collocava nelle lotte sociali, politiche, eccetera, sempre in
in modo trasparente e coerente con i suoi ideali socialisti, che lo portarono anche a questa che io chiamo sempre la stella rossa di San Gerusi. Quando lui mi raccontava, quando arrivarono nel campo di sterminio di Flossenbürg, i soldati dell'Armata Rossa a liberarlo, perché era oltre l'Elba. Il sottocampo, Franco. Sottocampo. Preciso, perché, sì. Sennò, e arrivarono questi ragazzi dell'esercito dell'Armata Rossa con questo berretto, questa stella rossa che portava la libertà. La libertà. E poi i soldati di Tito, quando lui ritornò a Pola nel 45, fece questa battaglia e chiedere anche, poi lo spiegherà bene la Silva, quella è stata proprio il punto centrale della battaglia di Sergio, la lotta per avere il plebiscito, per scegliere e fare di questa Istria una zona dove si poteva stare insieme slavi e italiani, nel rispetto reciproco. E questa stella rossa la vedete nei berretti dei soldati comunisti, del comunista Tito. Simbolo di che cosa? Di libertà? No, di oppressione e di schiavitù. Si potrebbe dire che in questa stella rossa che lui ha visto nelle sue diverse dimensioni ci sta anche un po' la questione del comunismo. E di questo che il comunismo è stato nella realtà. E quello che ancora si stenta a capire, e forse le reticenze che abbiamo su questo a volte mettono chi è a sinistra anche in difficoltà. Diciamo che il mio sentire in questo momento sarebbe quello di stare zitta, è così, perché dentro di me si combattono tanti sentimenti, tante emozioni. Non è facile. Partirei da Spaesamento, è vero, Spaesamento. Figli degli esuli sono degli spaesati per tutta la vita, perché non hanno terra, non hanno paese, hanno la terra dei genitori attraverso i ricordi, attraverso i racconti dei propri genitori, della propria famiglia, dei propri nonni, soprattutto nonni e genitori. E la terra dove sono nati, dove è difficile trovare punti di riferimento, perché il sentire familiare è un altro del sentire esterno. Dove si colloca il figlio dell'esule? Di là o di qua? Deve forzatamente collocarsi di qua per trovare la propria slancio vitale, per trovare la strada di vita. Ma di là non si può lasciare. Allora nella mia esperienza personale, fatta da i miei genitori si sono comportati così, non ci raccontavano cose brutte da piccoli, ci raccontavano la bellezza del mare, la bora che tirava forte, le gite in barca a vela, papà che remava nel canotto. E si viveva così, a sogno, quella terra, un sogno mai potuto realizzare. Siamo andati a Vada e ora ci abbiamo una casina a Vada, quel mare è un ripiego, scusate, è un ripiego, perché proprio con i riferimenti delle date che faceva Silvano, io sono stata la prima volta in Istria negli anni 60, avevo praticamente 11 anni, e proprio perché solo in quel momento si poteva andare, in quanto papà chiese
a uno zio rimasto là, fervente comunista, lui, fratello di mia nonna, e rimase lì e sono rimasti più di uno, sono rimasti lì dei miei parenti. Papà si mise in contatto con lui e gli disse: posso venire? Posso tornare? C'è pericolo? E lo zio gli rispose: sì, torna tranquillo. Allora si partì, perché ancora negli anni 60 mio padre aveva paura di ritornare a quelle terre. Ma io non lo sapevo, l'ho saputo dopo questo, io non sapevo niente. Io andavo al mare lì, andavo a mangiare il prosciutto istriano, che non ce n'è un altro, ne ho mangiato un altro così buono. E di questo loro non ci raccontavano. Io sono venuta a sapere della paura, delle motivazioni profonde di cui, per le quali sono venute via, e solo attraverso la visione di un'intervista che fu fatta a mio padre da Sergio Gomiti, quando ha fatto il suo libro, mi pare 50 anni all'isolotto, intervistò le persone all'isolotto, intervistò anche mia madre e mio padre, e Sergio molto così, tranquillamente, nel suo interesse per fare il suo lavoro, diceva: ma te Sergio, a mio padre Sergio, dice: ma perché sei venuto via da quelle terre? Raccontaci un po', ma perché sei venuto via? Così, anche con una certa disinvoltura, e mio padre, ripreso in quell'istante di risposta, ha detto: perché se no andavo a finire in foiba. Questo ha detto mio padre. Da qui ho capito che la situazione era vitale. Quando lo storico Eric Gobetti, svolgendo la sua professione, ha fatto delle categorie, giustamente, gli storici devono, credo, penso, immagino, anche lavorare attraverso categorie, e ha detto, dice, questi esuli sono venuti via per motivi ideologici o perché avevano paura di perdere, no, cioè perché per non perdere i propri beni. Non ho capito bene questa motivazione, perché poi i beni sono stati persi tutti. E io ho riflettuto, non sono stata soddisfatta di questa interpretazione, perché lì non erano motivi ideologici, erano motivi di vita. Io vi invito a riflettere sul fatto che su una città, la Pola, una città, vengono via il 94% di persone che erano tutti, lasciavano le loro case per motivi politici, ideologici, lasciavano le loro case perché avevano paura di starci lì dentro. Ma uno, prima di lasciare la propria casa, e ci pensa due volte, anche tre, anche quattro, anche cinque. E poi i miei nonni, io vi parlo di noi, ma non voglio parlare di noi, voglio parlare per estendere il concetto su tutti. E i miei nonni erano persone che avevano superato 50 anni, che erano nati e vissuti lì, e che poi sono venuti qua e che sono andati accolti nelle caserme. Io mi ricordo benissimo la caserma Ugo Botti alla Spezia. Per me era naturale, avevo 3-4 anni, da Firenze andavo dai nonni al mare alla Spezia. I nonni, figuratevi, ero l'unica nipote, mi accoglievano come una regina. Ma mi ricordo bene, eravamo in un grande stanzone con il cartone che separava la camera dal letto, e lì invece in Istria i miei nonni si erano fatti una casetta facendo un debito, mio nonno lavorava all'arsenale, avevano l'orto, avevano, la mia nonna aveva il pollaio, avevano alberi da frutta, avevano le viti, hanno lasciato tutto. Ma mio padre è morto con questa nostalgia che l'ha distrutto nel cuore, mica discorsi.
questa, gli prese, cioè, alla fine, nell'ultima parte della sua vita, lui è stato proprio colpito anche da questa struggente nostalgia, le ha preso un po' le facoltà mentali, nel senso che un po' sragionava anche. Insomma, si faceva dei sogni strani, ha scritto dei racconti un po' surreali, poi ritornava alla realtà, capito? Cioè è stravolto tutto, non è che uno, se uno va perché fuori dal suo ambiente, perché ha dei grossi disagi e trova un ambiente che lo accoglie, può trovare, è un conto, ma è un altro conto venire via per motivi di vitali, dove la vita ti può diventare insomma, può anche non essere più tale, quindi chiudere col mondo. Insomma, io vorrei che si riflettesse su questo, ma questa riflessione vorrei che fosse anche per noi un momento di apertura a tutti, ecco, perché il mondo va avanti così, ci sono stati milioni, come diceva, di profughi in Europa, la gente viene via adesso dalle zone dell'Africa, niente, cerchiamo davvero di unirci in solidarietà e di aiutarci un po', questo è la vita, l'uomo è fatto così. Vi ringrazio.